Amici di Formula Italian Team, benvenuti a questo martedì di festa, tra virgolette, per i campionati FIT, ma non per la Pro League, perché come avevamo detto in precedenza la settimana scorsa e 2 martedì fa c'era da recuperare una gara al 100% della Pro League per problemi al PSN, quindi stasera siamo in versione ridotta, vedremo solo la gara con la griglia che si sta andando a formare, ovviamente con le qualifiche che erano già state disputate 2 settimane qua, 2 settimane fa, che qua, vabbè, 2 settimane fa. Io sono Andrea Longagnani, vi do un saluto per i più di Erlong 2110. Al mio fianco un inedito Jakub Rokita, JSpot 46, dalla Sport con Furore. Ciao Jay. Ciao Andrea, buonasera a tutti, buona gara subito. E ritorna il taccuino più veloce del West, si soleva dire, dagli spaghetti western, il buon Marco Luconi, Fitmarchi 17. Buonasera, potevi dire più cattivo del West, ma dai, va Ma anche più bene. veloce, comunque va bene, se, rimane anche in tema perché siamo in un GP di Formula 1, quindi ci sta. Certo. Ebbene, i piloti quindi sono subito in griglia di partenza, anzi sono già partiti per il giro di formazione. Vediamo la classifica, la griglia di partenza con Just Lawler e Zeta Pro Mauro che partono dalla prima fila, poi Lele Salva e Michemai in seconda, in terza e quarta posizione, quinta e sesta posizione per Mauro Gold Advance Apple, settima e ottava posizione per Trangoli, Vitato e Dadoizzi. La top 10 viene chiusa da Alesi in nona e Giovi in decima posizione. E poi ci sarà Birillo Dog in undicesima, Fit Flaminio in dodicesima, Marco Ganu in tredicesima, quattordicesima posizione per Mister X, quindicesimo John Rambo e sedicesimo Cartista. Andiamo a vedere quale sarà la scelta delle gomme. Ovviamente i primi 10 hanno dovuto mettere la mescola utilizzata durante le qualifiche disputate 2 settimane fa, mentre poi c'è stato ampio margine di scelta per i piloti al di fuori della top 10. Jakob, io non so se tu hai seguito la Pro League. Attenzione, subito partiamo benissimo con una squalifica alla sessione per Lele Salva e Zeta Pro Mauro durante il giro di formazione. Dicevo, non so se hai seguito la Pro League. Arriviamo da un GP d'Olanda vinto ancora da Just Lawler. Dici un po' cosa ti aspetti questa sera. Anche non so se stavi seguendo la prima parte del GP di Cina, poi annullato. Allora, per quanto riguarda la prima parte di Cina, non lo so, non ho visto la gara, quindi non ho idea. Quello che ho idea è che Just Lawler in questo momento sembra effettivamente quello che ha la marcia in più rispetto a tutti gli altri. In questa gara di Cina prevedo sinceramente lui molto competitivo. Sono curioso anche di Flaminio che parte dietro con una gomma diversa, la gialla. E sono curioso soprattutto i primi giri perché con gomma nuova la rossa potrà veramente dare un bello strappo. Molto bene, molto bene. Io intanto do un caloroso saluto a tutta quanta la chat che ci segue anche questa sera. E vi ricordo che domani ci sarà la Formula Europe sul canale Formula Europe. Adesso non mi ricordo se Twitch o YouTube. Comunque state attenti al canale di Telegram, Formula Italia Team Official Channel, per sapere dove sarà la live. E poi giovedì ritornerà la Formula Open. Quindi le vetture sono in questo momento sulla griglia di partenza. Quindi attendiamo solo l'accensione dei semafori e poi lo spegnimento. Eccoci qui. Attimi di attesa e terrore, ma adesso ci siamo. 3, 4, 5 luci accese. E parte il Gran Premio di Cina con un buono spunto da parte di Just Lawler, forse un pochettino più attardato Zeta Pro Mauro, che comunque riesce a tenere la prima posizione. Poi una mischia incredibile tra Dadoizzi, Mauro Gold, Advance Apple, tutti ingarrelati per la quinta posizione. Attenzione perché Michemai attacca subito le salva all'esterno. Grandissimo sorpasso del pilota Mercedes. Attenzione a Dadoizzi! Dadoizzi con le salva che non si aspettava la manovra del pilota Red Bull. Però ha avuto tanto pelo.
a continuare comunque la sua manovra il pilota della Red Bull. Alesi intanto ingarellato un po' con Giovi, attenzione perché Birillo Dog invece fa un grandissimo sorpasso all'esterno all'inizio dello Snake, quindi si porta in decima posizione l'altro pilota Red Bull, quindi Red Bull subito molto frizzanti. Vediamo cosa può succedere là in fondo, c'è Cartista che affianca John Rambo e si porta in quindicesima posizione, quindi subito un buono spunto dei piloti in questo momento, con Just Lawler addirittura che attenzione, ha già dato il secondo e uno. Da Dovizi su Mike Mai, quindi affianca il pilota Mercedes ancora prima della staccata del tornantino, e si va a prendere una terza posizione molto molto buona per il pilota Red Bull, subentrato a Pasquale 043, che si era già fatto in realtà notare per qualche buon GP, poi qualche errorino non gli hanno permesso di raccogliere i frutti che stava... attenzione, ho visto Lele Salva andare drittissimo, non vorrei fosse una desincronizzazione. Mamma mia, drittissimo in curva 1. Fermo un errore, sì. Ma ho proprio visto le macchine che andavano tranquillamente a impostare poi curva 2 e una Renault andare drittissima. Quindi a me spiace ancora di più perché essendo tra virgolette di parte mi dispiace per Lele Salva. Però poi magari vedremo anche sul topic del post gara magari se ci racconterà questo fatto. Comunque andiamo là davanti perché il buon Just Lawler ha già preso un secondo e due a Z Pro Mauro, quindi in questo momento è il secondo giro di 56, la grafica non ci aiuta, però sarebbe già fuori dalla zona di RS. Jakub, dimmi un po', già un pacchetto di mischia, diciamo dalla terza all'ottava posizione, che se le sono date di santa ragione nei primi giri. Invece un Just Lawler che ha iniziato già molto bene. Beh, diciamo che Just Lawler ha approfittato subito della buona partenza per imporre subito un buon ritmo, soprattutto con gomma nuova, che avevamo detto che era una gomma molto, che dava molto più grip e poteva scatenare subito i giri veloci. Infatti subito siamo sulle 35, anzi sul 34 per Just Lawler. Sarà interessante più che altro capire quanto durerà la gomma rispetto a una gomma usata di una qualifica normale, e soprattutto il passo di chi ha montato la gialla, perché sicuramente la gialla sarà la gomma più utilizzata durante questa gara. Eh sì, perché in questo momento il primo dei piloti con la gomma gialla è Giovi, seguito come un'ombra dal buon Fit Flaminio. Ricordiamo che veniamo da un GP d'Olanda dove c'è stata la prima doppietta di questa Pro League con Just Lawler e Flaminio, quindi ci aspettiamo che la Williams anche oggi faccia molto bene. Poi ricordiamo che nella prima parte del GP di Cina comunque Flaminio stava conducendo insieme a Marco Ganu proprio grazie alla sua strategia, che lo vedeva partire con le gomme gialle. Per il resto, in questo momento Dado Izzi ha un secondo e sei da recuperare su Z Pro Mauro con Mike Mai, e Mike Mai che in questo momento è un secondo e uno, è addirittura un secondo 001, ma credo che abbia preso il DRS perché il detection point è prima della chiocciola. Molto bene, quindi ha il DRS, infatti recupera tantissimo sul dritto. Poi Mauro Gold, Drago Lievitato, nessuno che si sbilancia per tentare un attacco. Birillo Dog fa una grandissima staccata su Alesi, ma arriva un pochettino lungo e quindi perde qualcosina. Vediamo intanto se il passo di Dado Izzi gli permetterà di scrollarsi di dosso il pilota della Mercedes Mike Mai. Differente interpretazione qui tra la Red Bull e la Mercedes. Flaminio su Giovi, sulla Fattauri di Giovi all'entrata di curva 1. Si porta in top 10 in zona punti. Allora vediamo se si metterà a capo di questo trenino che vede sia il pilota della Fattauri Giovi 1006 e Mister X, però lui con gomme soft, quindi attenzione, vedremo se l'altro pilota Mercedes riuscirà a scrollarsi di dosso sia Giovi che Flaminio per tentare
poi di ricucire sui 9 piloti che ha davanti. Intanto salutiamo il buon Lopeschi, salutiamo Alessandro Verni, una Pulitan, ciao a tutti, ben trovati. Siamo al quarto giro di 56 di questo GP della Cina, della Pro League, con Just Lawler che è al comando in questo momento con un secondo e due su Z Pro Mauro, e Dado Izzi che sta tentando, dopo un gran sorpasso sia a Lele Salva sia a Mike Mai, si è portato in terza posizione, guadagnando così due posizioni dalla griglia di partenza. Drago gli è evitato in questo momento, tra virgolette, il... Mister X dentro su Giovi, scusami. Mister X su Giovi, ma poi Giovi in trazione all'esterno riesce a riprendere la posizione, è forte. Mister X in realtà ha le gomme soft, quindi ci si poteva aspettare una grandissima trazione da parte della Mercedes del buon Ernesto Coppola. In realtà ha trazionato meglio l'Alfa Tauri di Giovi, riuscendo a mantenere l'undicesima posizione. Non è un buon segno per Mister X, che con queste gomme soft deve tentare di staccare i piloti con la gomma media, per poi tentare un incrocio delle strategie. Tanto vi ricordiamo che siamo sul canale Twitch, quindi potete utilizzare i fit points per evidenziare il messaggio, sbloccare le emote di fit, quindi utilizzateli e niente. Vediamo un po' cosa potrà succedere questa sera con Mauro Gold molto vicino a Mike Mai, che ha perso il DRS su Dado Izzi, quindi vediamo se il pilota McLaren riuscirà ad uscire molto forte dalla chiocciola per tentare poi un sorpasso sull'oltre chilometro di rettilineo del circuito di Shanghai. Si fa tutto sulla destra, Mister X, scusate, Mike Mai. Mauro Gold completa il passaggio all'esterno addirittura prima della staccata del tornantino. Dimmi, Jacob. No, stavo notando un po' di questi primi giri, un po' di assestamento. Just Lawler praticamente sta consolidando il vantaggio che si è preso al primo giro su Z Pro Mauro, perché poi il ritmo dei due è pressoché identico. I primi tre stanno facendo gara a sé, mentre secondo me dal quarto posto in poi ci divertiremo, perché sono tutti molto attaccati. E attenzione, perché Flaminio comunque da questo gruppo non è lontano, a soli 5 secondi, considerando che la gomma rossa va a calare nei prossimi giri, potrebbe puntare quantomeno a questa zona dal quarto posto in poi negli ultimi giri dello stint. Molto bene, molto bene. Intanto dalla chat ci chiedono se ci sarà novità per il live timing su Apple. Io vi ricordo che registrandovi al sito www.formulaitalianteam.com alla voce Fit Live Timing potete trovare tutte le statistiche del Gran Premio che state vedendo. Io credo che il buon Lore, bellissimo, l'abbiamo denominato in talmente tanti avverbi che ormai non sappiamo più cosa dire, credo che ci possa dire di più su questa situazione. Lo vediamo in chat, quindi vediamo se riusciamo a rispondere al buon The Mentalist. Mike Mai intanto tenta il riattacco su Mauro Gold, ma si deve guardare da dietro da un Alfa Tauri di Drago Lievitato che si fa vedere nei suoi specchietti, spostandosi verso destra e poi rimettendosi verso sinistra. E Mister X dietro all'attacco ancora di Giovi al tornante, pure lui arriva lunghissimo, deve tagliare tutta la sede stradale. 10 secondi di penalità per Mister X. Mamma mia, addirittura dal nuovo aggiornamento che hanno fatto abbiamo visto la bandiera bianco-nera in grafica, che ci fa notare che il pilota ha preso una penalità. Sì, che bellissimo. Poi dopo, scorrendo addirittura con l'HUD, ti dice proprio esattamente quanti secondi di penalità. E quindi diciamo che è un'innovazione apportata all'ultimo momento. È anche vero che i piloti stanno correndo per la prima volta col nuovo aggiornamento, quindi magari qualcosa può cambiare. Comunque non è mai facile correre dopo un aggiornamento del gioco, perché magari anche piccoli valori possono influire sull'andamento della guida che tu avevi impostato precedentemente, e quindi per i piloti comunque è un'altra difficoltà in più ad aggiungere, oltre che a gareggiare così subito a freddo.
Sì, quello che non è cambiato comunque era stato il desync che c'è sempre nei primi giri. Avevamo visto che addirittura la grafica segnava un giro in più di quello che avevano percorso i piloti. Intanto le salva su Marco Ganu, addirittura nelle S. Ah no, prima della chiocciola ha passato il pilota della Haas. Pilota Renault che lo ricordiamo ha fatto un lungo in curva 1 al giro 3, lasciandoci un po' di stucco qui in cabina di commento. Era in quarta posizione, adesso gara da risollevare del buon Lele Salva 24. Vediamo cosa potrà fare. Tanto Birillo Dog ha scavalcato Alesi nel giro precedente, però i due si sono staccati dal quartetto, dal quartetto là davanti. Quindi attenzione che si è sgranato un po' il gruppo all'inseguimento di Mauro Gold. E invece Zeta Pro Mauro è sotto al Ha ripreso. secondo da Just Lawler. Attenzione, che si potrà aprire la lotta nel duello per la prima posizione tra Zeta Pro Mauro e Just Lawler. Potrebbe anche fare un undercut a questo punto, vedendo comunque il fatto che siamo arrivati quasi vicino alla prima sosta. Eh sì, l'avevamo vista anche nella prima parte della gara annullata in Cina, un Just Lawler che era partito veramente sprombattuto e poi un Zeta Pro Mauro che alla lunga, forse differenti stili di guida, sì che Just Lawler è paddista, quindi qualcosa potrebbe cambiare nella gestione delle gomme. Attenzione perché addirittura è arrivato a 6 decimi, quindi Zeta Pro Mauro Eh sì, sfruttando la scia. si è svegliato di tutto d'un tratto il pilota della Haas. Oh, Just Lawler ai box. Per non farsi Anche fregare. Zeta Pro Mauro invece da Doizzi continua. Continua anche Mauro Box Gold. anche Van Attenzione perché Seppel. dietro l'avevo evitato. Si fa tutto sulla destra. Si mette all'interno della Mercedes di Mike Mai che prova a resistere all'esterno. Vediamo cosa potrà combinare il pilota della Mercedes. Buono comunque l'attacco di Dragoglievitato che non concede l'incrocio di traiettorie alla Mercedes di Mike Mai. E passa quindi in terza posizione. Quindi sia gomma gialla per Zeta Pro Mauro e gomma gialla anche per Just Lawler, che hanno tutte e due pista libera, quindi non dovrebbero avere problemi nel provare un undercut sui piloti in questo momento che hanno continuato con la gomma soft, che sono da Dovizi, Mauro Gold, Dragoglievitato, Mike Mai e Alesi. La Ruizzi che potrebbe perdere qualcosa in box visto che il distacco non è così ampio rispetto al terzetto dietro, quindi attenzione che potrebbe perdere un qualche secondo in più ai box. C'è da notare che comunque Just Lawler e Zeta Pro Mauro a breve si avvicineranno al gruppo di chi comanda le gomme medie, quindi sì, sono uscite a pista libera, ma a tempo 2-3 giri e ritorneranno praticamente dietro ai piloti con gomma già usata da 8 giri. E attenzione Giovi, perché è molto vicino alla Williams di Fit Flaminio. Vediamo, ha trazionato malissimo in uscita dalla chiocciola il buon Giovi, infatti aveva preso 6 decimi. E Continua da Duizzi, un altro giro, e attenzione, anche Drago. Mauro Gold ai box insieme a Mike Mai. Quindi vedremo, anche Alesi va ai box, vedremo se sortirà qualche effetto per i piloti che stanno rientrando in questo momento per il cambio gomme. Certo è che la gomma soft l'avevamo già vista sia al 50 che al 100%, non era una gomma che ti dava 6, 4, 5 giri forse di giri veloci, ma molto più forte delle altre mescole. Però io sinceramente avrei fatto qualche giro in più con la gomma media, che è sicuramente molto più costante, e vedremo cosa porterà a Dado Izzi e Dragoglievitato questa scelta di continuare con questa gomma soft, Jacopo. Ma probabilmente hanno visto anche i tempi sul giro di chi comandava con le gialle non molto veloci, perché per esempio Flaminio è girato in 36,9, Daduizzi è girato in 36,3. Evidentemente a questo punto Daduizzi cerca di avere più pista libera possibile e usare poi dopo la gialla in maniera diversa per poter spingere di più, o addirittura
cercare a questo punto di allungare tantissimo con la gialla. Però ecco, diciamo che speravano più che altro che gli altri tornassero già dentro il gruppo di Flaminio, ma non è così perché ancora manca circa 3 secondi per arrivare, quindi credo che rientreranno a questo giro. Vero è anche che in questo No, momento Just no, Lawler è a 18 secondi e continuano. 2 da Dado Izzy, quindi uscirà con un distacco importante. Sicuramente il pilota della Red Bull dal duetto di testa. Bisogna vedere cosa succederà invece con Mauro Golo. Intanto 3 secondi di penalità per John Rambo. Continuano ancora, da Duizzi Drago Lievitato comunque, non si sono fermati. Bisogna stare attenti a quanto gireranno o a quanto stanno girando in questi giri con questa gomma soft. Just Lawler, per esempio, all'inizio di Guadagni un questo secondo. settore ha guadagnato 3 decimi solo in 2 o 3 curve, quindi. E adesso è sotto ai 18 secondi. Vediamo i diretti rivali, tra virgolette, di Dado Izzi e Drago Lievitato, che sono Mauro Gold e Mike Maia e Birillo Dog. Potranno fare nei loro confronti quando siamo all'undicesimo giro di 56 previsti di questo Gran Premio della Cina, categoria Pro League. Quindi vedremo cosa succederà. In questo momento al comando c'è Dado Izzy con la sua Red Advance Bull. Apple, scusami Andrea, ma Advance Apple nel giro dei pit stop ha fatto un undercut veramente molto buono, ha scavalcato sia Mauro Gold che Mike Maia e credo che a questo punto potrebbe scavalcare sia Dado Izzy che Drago Lievitato e portarsi momentaneamente terzo in classifica, al netto delle soste ovviamente di chi non si è ancora fermato. Mentre Dado Izzy continua e Drago continuano. Io credo che a questo punto stanno veramente pensando di fare un qualcosa di molto diverso. Ma quello che mi viene in mente a questo momento potrebbe essere una sosta andando sulla hard. Tre Allungare un. giri sono veramente tanti. Eh sì, però non avrebbe senso il fatto o una soft media soft, mentre gli altri andando a fare soft media media, forse. È interessante perché comunque continuano a guadagnare sul gruppo di chi ha montato gomma gialla. E attenzione perché Just Lawler ormai è arrivato a un secondo e mezzo, quindi al prossimo giro si ritroverà in questo gruppetto qua. Quindi la questione per Dado Izzy Drago Lievitato comincia a farsi interessante. Tanta attenzione perché ho visto un Marco Ganu arrivare alla staccata del Tornantino del primo settore, veramente molto vicino all'Alfa Tauri di Giovi. Quindi anche il pilota, l'altro pilota Haas, vediamo cosa potrà fare. Certo è che Just Lawler, se avevamo detto prima che era a È 18 arrivato. secondi, adesso è a 16 secondi e 4 dal leader, quindi. Stanno volando e anche Mauro Gold da 23 secondi al giro prima è arrivato a 22 secondi e 1. Però adesso diventa la fase più critica per loro, perché sono tutti col DRS, quindi per Justin sarà veramente difficile passare tutto questo gruppetto che poi è capitanato dal suo compagno di squadra. Quindi vediamo un po', perché adesso diventa forse la fase cruciale per Dado Izzy e Drago Lievitato se continuano, e continuano. E quindi attenzione adesso che la situazione si può ribaltare a questo punto. John Rambo Sì, ha fatto un'entrata a incredibile cannone su su cartista che ha Tartista, l'ha perso due preso. posizioni così perché ha trazionato malissimo e in questo momento Just Lawler è francoballato al posteriore della McLaren di John Rambo. Si fa tutto sulla sinistra, tenta il sorpasso all'esterno in curva 1. 1 gliela concede molto semplice il pilota della No, no, McLaren. no, Attenzione non per qui, niente. ma E l'incrocio di ce la fa. traiettorie. Porta a favore poi nel richiamo verso sinistra dopo la lunga piega di curva 1 e curva 2. E Just Lawler si va a prendere quindi la sesta posizione. E attenzione perché intanto Zeta Pro Mauro ruotata con la rottura del flap per Cattista. Aia. Aia, vedremo quindi cosa succederà nel post gara. Anche perché in questo momento Zeta Pro Mauro ha John Rambo da sorpassare. Perché Just Lawler ha già dato un secondo e due al pilota della McLaren. Just stava approfittando benissimo degli errori degli altri e si è già riguadagnato un sacco di tempo nei confronti di Zeta Pro Mauro, ancora aggressivo su Gio Rambo che non gli cede la posizione.
Non vuole perdere tempo, addirittura 1 secondo e 9, 2 secondi il distacco che ha Just Lawler da John Rambo. E quindi Zeta Pro Mauro dovrà ricostruire di passo come aveva fatto prima e Box riportarsi sotto al secondo. Box da Doizzi e Drago, sì. Al 12° giro, quindi andiamo a vedere cosa monteranno i piloti in questo momento in prima e seconda posizione. o faranno gialla rossa gialla probabilmente. Eh sì, montano Scusami, rossa gialla rossa, gialla, rossa. rossa, sì. Monta gomma gialla da Doizzi, vediamo in questo momento dove sarà posizionato, è dietro di tanto a Mauro Gold. Mica mai si è un po' perso, è riuscito però a Là stare davanti a davanti. Drago. E là davanti adesso c'è da capire cosa può succedere? Marco Ganu. Mamma mia, Marco è Ganu forse in una profitta da controllo. slola. Just Lawler in trazione all'esterno dello No, Snake. no, no, Con Mauro Gold che non lo no, no. farà passare facilmente anche per provare a tenerlo e fargli perdere qualche secondo per avvantaggiare il suo compagno di squadra. Ma Just Lawler ne ha nettamente di più. Zeta Pro Mauro Mentre e all'interno si e si gira. gira. E si gira. Lì spazio ce n'era veramente poco, arrivavano affiancati addirittura dalla curva prima. Bisognerà vedere. Comunque la differenza tra Zeta Pro Mauro e Just è come si sono smarcati dagli avversari con parità di gomma, perché Just Lawler è in un amen, li ha saltati tutti e si è praticamente portato là davanti, mentre c'è un piccolo lapsus. Zeta Pro Mauro ha fatto fatica addirittura a passare Rambo nel giro precedente con il DRS, quindi diciamo due modi diversi di affrontare il rivale. In questo momento Just con la sua aggressività si è portato molto molto avanti. Eh sì, anche perché è arrivata a ridosso del duello capitanato dal suo compagno di squadra. Quindi vediamo come potrebbe essere la strategia Williams in questo momento. Primo settore. Questa staccata passa indenne, poteva essere un punto di attacco da parte di Just Lawler, che ha 9 giri di meno su questa mescola. Certo è che la media non va ancora in difficoltà, la media di 14 giri che hanno Giovi e Flaminio. Ma diciamo che è nel suo pieno range di controllo, insomma. È anche vero che comunque Just ha circa 1 secondo di vantaggio di ritmo nei confronti di loro, suoi avversari, e quindi dovrebbe essere più facile per lui passare. Il problema è che però Giovi viene trainato da Flaminio e quindi sul dritto sono a parità di velocità, quindi Just si deve inventare comunque la staccata per passare pilota AlphaTauri, anche se però adesso è uscito bene. Eh sì, c'è anche Advance Apple attaccatissimo a John Rambo che si fa tutto sulla sinistra. Il pilota della Ferrari, attenzione perché Mauro Gold potrebbe approfittarne di questa situazione. Tutte e due col DRS. Gran staccata di Mauro Gold. Ma buona la difesa del pilota Ferrari numero 71. Attenzione, Just Infatti, già Lawler. sta rotto, già sta rotto. Avevo visto che era arrivato lungo, ha centrato la posteriore Aia. di Giovi. Colpo di Incredibile. scena, signori, in quel di Cina. Sia Zeta Pro Mauro che Just Lawler rompono il Da flap. Doizzi all'esterno di Rambo e ce la fa in curva 1, Attenzione perché anche se John Rambo Rambo si resiste. rifà, fa meno strada, lo porta tutto verso destra e contatto. Ruotata. Contatto e Flap rompe il rotto. flap anche la McLaren di John Rambo, che aveva fatto una grandissima ostruzione, tra virgolette, nei confronti del pilota Red Bull. Aia, 3 secondi per Zeta Pro Mauro. Intanto Just è quindicesimo con la hard. E in questo momento Advance Apple è leader del Gran Premio di Cina, virtualmente ovviamente, davanti a Mauro Gold e Daduizzi, che ha gomma molto più fresca dei suoi avversari. Attenzione perché mica mai si era approvato a infilarsi nel punto dove prima c'era stato il contatto tra John Rambo e Zeta Pro Mamma Mauro. mia!
tutti attaccatissimi. Eh sì, perché il buon Giorrambo purtroppo ha questo danno all'ala, quindi sta facendo un po' da tappo ai piloti dietro. Vediamo cosa può succedere. C'è Birillo Dog. aiuto. Oddio in 4 no, perché c'è anche Drago Lievitato dietro. Attenzione, mai all'esterno di Giorrambo. E fa un grandissimo sorpasso. Sì. Fa un grandissimo sorpasso, mica mai. Grandissimo sorpasso da parte del pilota Mercedes con Giorrambo che va ai box. Ovviamente con questo danno all'ala. Attenzione a Drago. E occhio a Drago su Birillo. Eh sì. Hai a 5 secondi di penalità per Giorrambo, oltre i 3 secondi di prima. Oh, attenzione, perché Drago Lievitato si infila all'interno di Birillo Dog. Contatto. No. E rottura del flap anche per Drago Lievitato. Un po' troppo aggressivi, ragazzi, soprattutto in ingresso curva, nel cercare di trovare un pertugio. Abbiamo visto troppi errori, probabilmente, soprattutto di concentrazione. E stanno pagando tantissimo tanti piloti che potevano essere in lizza per la vittoria, da Just Lawler, da Zeta Pro Mauro, che erano i primi due, a comunque anche Drago Lievitato, che aveva una chance con la strategia diversa insieme ad Aduizzi. E quindi adesso è una gara che sta diventando ad eliminazione. Intanto dalla chat ringraziamo Cronoscalate Che Passione, che ci regala così 145 bit. Io non so se in questo momento Marco vuole dire qualcosa su questa situazione, se no lo lasciamo al suo lavoro. Ringraziamo, chiaramente, che dobbiamo dire. Io ti ricordo cosa mi immagino ogni volta che regalano dei bit. Sì. Puoi dirlo se vuoi. Lo posso dire? Sì. Le persone che tirano dei centesimi al buon Andrea Badolato, che è ovviamente tutto molto contento di questa situazione. Lo salutiamo, Fit Andre, che sicuramente ci starà vedendo. I primi 6 si stanno raggruppando, ragazzi. Attenzione, perché diventa un'altra fase cruciale della gara. Vediamo intanto, sì, i primi 6 ovviamente sono tutto il trenino di piloti che va da Van Seppel, Mauro Gold e da Doizzi con le gomme medie più fresche e poi gli immortali, tra virgolette, con queste gomme medie di 17 giri là davanti, che sono Fit Flaminio, Giovi e Marco Ganu. Tanto voglio anche sono curioso di vedere cosa farà Just Lawler e se davvero farà, tra virgolette, 40 giri su queste gomme hard. Credo di sì a questo punto, anche perché io mi ricordo quando ho fatto la Master, 30 giri oltre la gomma gialla avevano una buona durata, quindi credo che una quarantina di giri la gomma hard gli faccia senza problemi. Sono curioso più che altro il Flaminio che gomma monterà, perché adesso avrà comunque il riferimento del compagno di squadra con le hard. Sì, sarà molto interessante. Io penso che vada su una media soft. Intanto Advance Apple prende la posizione su Marco Gano con una gran staccata. E anche Mauro in trazione. Attenzione, Mauro Gold, i due piloti che mi confondo sempre, Mauro Gold e Marco Ganu in battaglia. Stavolta li ho detti giusti tutti e due, pilota. Eh sì, Marco Ganu box. Un po' prestino, per la gomma media. Adesso vedremo che gomma sceglierà. Eh sì, intanto Just Lawler è arrivato negli scarichi di Mr. X. Quindi vediamo cosa farà il pilota della Williams. Gomma gialla intanto per Marco, che dovrebbe mettersi proprio davanti a Mr. X. Vediamo allora, siamo proprio sul pilota Mercedes. Eh sì, è davanti anche di tanto, un secondo e mezzo, pilota della Haas, proprio dietro al suo compagno di squadra. Zeta Pro Mauro non credo comunque che sia rientrata ai box e abbia ancora quel danno all'ala. Sì, ha continuato. Lele Salva in decima posizione. In questo momento riuscirebbe a prendere il punticino. Io vorrei far notare che al momento, ovviamente con Flaminio e Giovi che devono ancora far la sosta, il primo sarebbe Advance Apple. Quindi grande gara del pilota Ferrari.
Sì, ma occhio perché comunque Mauro Gold è lì vicino e anche Daduizzi lì. Adesso Advanseppo credo che attaccherà. Advanseppo l'attacca al tornantino, addirittura no. Si ferma. Si ferma per non passare Giovi. Credo si sia reso Giovi conto che arrivava un po' lungo. Giovi ai box. Quindi Flaminio l'unico che dovrà ancora effettuare una sosta. Birillo. A questo punto Andrea credo che sia un po' combattuto nel fare o due soste classiche o fare la sosta singola. Tutto dipende da Just Lawler che ha già scavalcato Mister X e se il passo può essere competitivo, magari può adottare la tattica di un pit stop solo e quindi cercare di sbaragliare un po' le carte. Eh sì, vediamo, sarà interessante scoprire quello che farà il buon Fit Flaminio. Scusate. Mamma mia, attenzione, gran controllo, rimane abbastanza piantato. Ha toccato l'erba nella lunga curva in appoggio verso sinistra. Aveva È un po' perso un sotto po'. pressione. Birillo intanto Attenzione. ha scavalcato mica mai per la quinta posizione. Sta trainando il secondo gruppetto verso il primo a Sì, soli due però il primo. secondi. Attenzione, scusa Jacob, perché il primo gruppetto in questo momento sono in quattro tutti nella scia di tutti. Quindi attenzione, vediamo cosa potrà succedere alla staccata del tornantino. Sono abbastanza Non lo lontani in passa. questo momento. Ma comunque esce fortissimo Flaminio tutti i giri dalla chiocciola. Grandissima trazione per il pilota Williams, quest'oggi. E questo permette a Birillo Dog di riavvicinarsi moltissimo se non rientra, e infatti non rientra. E quindi attenzione perché Birillo Dog, mica mai e Alesi possono ritornare per le posizioni che contano. Eh sì, attenzione quindi. Flaminio sta facendo una gran gara sulla difensiva in questo momento perché ha 9 giri di gomma in più su Advanced Apple e 10 su Mauro Gold. Advanced Apple si fa vedere Advance. all'interno con Flaminio che lascia il E ce la minor fa. spazio possibile, ma in trazione poi. Advanced Apple riesce a prendersi la testa del GP della Deve Cina. tirare adesso. Deve tirare adesso Advance. È il momento giusto per cercare di creare quel buco che poi potrebbe pagare a fine gara. Tanto salutiamo Danix e gli diciamo che la corona di fianco al nome vuol dire che sei abbonato. Non sei abbonato, hai Twitch Prime e quindi puoi abbonarti al canale gratuitamente grazie a Prime. Hai un abbonamento gratis al mese grazie ad Amazon Prime. Mauro Sono Gold tutti sotto su DRS. Flaminio prima della staccata del tornantino. Questa volta passa il pilota McLaren. E anche Lisi. Non mica mai. E attenzione perché sono tutti sotto DRS. Tutti sotto DRS Eh primi 8. sì, perché Birillo Dog ha fatto una grandissima, un grandissimo treno anche per Birillo Dog, Alesi e Mike Mai. E attenzione perché tutto sommato anche Drago Lievitato si sta facendo sotto e quindi avremo 8 piloti sotto al secondo, ragazzi. E Drago Che Lievitato ha gran un gara. flap danneggiato. Aia. Eh sì, è anche abbastanza importante perché la bandella laterale sinistra è totalmente divelta. Oh, Zeta Pro Mauro. Oh no, Crash Zeta Pro per lui. Mauro Crash. Fortunatamente, ecco, se fosse successo qualche GP fa non poteva rientrare. Qui almeno comunque c'è la possibilità di poter rientrare nella sessione perché fortunatamente la Codemaster con un aggiornamento aveva risolto il bug che c'era che quando un pilota rientrava in lobby dopo una disconnessione non dava più avvisi praticamente il gioco, quindi Daduizzi. fortunatamente Zeta Pro Mauro potrà rientrare. Dadoizzi molto vicino a Flaminio che in questo momento con i suoi 21 giri di gomma media può far ben poco
addirittura può far ben poco anche qui sul rettilineo principale, anche perché col DRS si guadagnano almeno 25-30 km all'ora in più, per non parlare della scia. Ho notato che Advance Apple perde tantissimo sul dritto, perché anche Mauro Gold ha guadagnato mezzo secondo sul dritto, era quasi un secondo e è ritornato a 5 decimi. Se Flaminio fosse riuscito a tenere la testa per la sua gara, sarebbe stata molto interessante, perché credo che Advance sul rettilineo faccia veramente fatica a passare un avversario. Adesso a pista libera invece ha fatto un tirone che sta rispezzettando il gruppo, e che solamente Mauro Gold in questo momento riesce a tenerlo. Bisogna vedere come la girà in questo momento da Dovizi, è rimasto dietro a Fit Flaminio, vedremo se il pilota Red Bull in questo momento ne ha per poter ritornare sui primi. Lele Salva è tornato sotto al secondo da Drago Lievitato, e Drago Lievitato con il flap rotto rimane a un secondo da Miche Mai. Ma vuoi sapere un'altra cosa interessante? Vediamo. 35,5 per Just Lawler con gomma hard, 35,6 per Advance Apple con gomma media. Incredibile. Just Lawler, vedremo cosa potrà fare. Ricordiamo, per chi si fosse collegato solo adesso, dopo la sosta che aveva fatto, la prima sosta che l'aveva portato da gomma soft a gomma media, purtroppo è arrivato leggermente lungo alla staccata del tornantino dove sta arrivando in questo momento, che gli ha recato un danno all'ala anteriore. Ancora 35,5. Oh, Flaminio e Alesi tra curva 1 e 2 si battagliano i due piloti. Alesi ha la meglio. Buona la gara anche del pilota Ferrari, dopo che è arrivato il podio in cartista, Olanda, cartista 3 secondi. Sì, purtroppo Lucio Manno, lui aveva fatto un gran GP d'Olanda. È arrivata anche la pole per il pilota Racing Point, in questo momento alle prese con Mister X. Attenzione, Dadoizzi sta tornando sotto al secondo anche lui, invece Birillo Dog è molto staccato. Sì, perché ha dovuto superare Flaminio, che con gomma tanto usata adesso sta facendo fatica. Credo che Flaminio comunque vuole rimanere nel gruppo e evidentemente cercare di fare qualcosa di diverso per... Attenzione, Giovi. Ah no, purtroppo Zmauro non è ancora... Pensavo fosse rientrato in sessione, invece lo vedo ancora fantasma, quindi... Mauro, abbastanza Mauro, dentro su Advance Apple. Oddio, mi sono un attimo destabilizzato con questo Paolo, ho detto oddio, ma chi è? Magari non so qualche nome di pilota, invece poi ti sei corretto subito, fortunatamente sono andato con le immagini su Mauro Gold e anche su Miche Mai. E Drago Lievitato, che tutti e due passano Flaminio, in difficoltà. E credo rientrerà in box adesso, sì. Sì. Io credo che monti una hard, arrivato a questo giro monti una hard. E invece secondo me ti dico, monta un'altra gialla e metterà una soft nel finale. Vediamo chi ha ragione nei due. Credo di sì. È curioso, perché 25 monta, invece no. Non entrambi. E ci spiazza tutte e due, probabilmente farà rossa a questo punto. Sono curioso di vedere cosa farà a questo punto Fit Flaminio. Questa rossa è un po' Chissà dove andrà a parare in questo momento. Comunque, attenzione che Just Lawler, vedendo i secondi di distacco che ha nei confronti del leader, zitto 4-4, potremo vederlo addirittura. Ah, yeah, le salva 3 secondi avanti. Sì, bisogna contare solo che il buon Just Lawler avrà una hard molto usurata, e invece gli altri andranno a montare probabilmente un altro ovviamente. Quindi dovrà tentare l'impossibile, tentando di arrivare molto vicino. Mauro Gold se ne va. Mauro Gold ha un gran passo da quando ha passato il buon Advance Apple. Che è in difficoltà sul dritto, allunga le staccate e sbaglia le staccate. E adesso è sopra il secondo. Advance sul dritto è molto lento. Evidentemente o ha finito l'ERS già,
rispetto agli altri, ma sul dritto paga veramente tanto. Comunque, dalla chat ci chiedono se ci sarà qualche sorpresa nel finale per quanto riguarda il meteo. Non sappiamo assolutamente nulla, quindi sarà una scoperta anche per noi e regala un po' di frizzantezza, diciamo. Vedendo il cielo non mi sembra che ci... Sì, è molto sereno. Sereno alla Cina, diciamo, perché comunque hanno ricreato anche lo smog addirittura di Shanghai. Tanto Flaminio passacartista, comunque si sono formati due terzetti in poche parole, anzi, tre gruppetti. Con Mauro Gold che, approfittando del tirone di Advance, adesso portandosi in testa, ha creato veramente un bel buco dal quarto posto in poi. E sembrano sinceramente questi tre piloti in grado da poter, di poter giocarsi la vittoria. Lopeschi invece arriva e spoilera tutto, grazie a Lore. Vediamo, Cartista ovviamente passa il povero Zeta Promorro che non è ancora riuscito a rientrare, è un grosso peccato. Intanto Drago Lievitato passa mica mai. Un flap rotto, Con un ma flap rotto. un passo eccezionale Drago Lievitato. Advance Apple si è rifatto sotto, eh. Attenzione, probabilmente aveva l'ERS scarico a questo punto e ha sfruttato questi due giri per ricaricarlo, Può perché essere. da 9 decimi è passato a 3 decimi. È inutile dire che comunque sia i primi che Just che a gomma hard, ricordiamolo, stanno girando praticamente uguale. Quindi in questo momento la hard, almeno in questa gara, la hard comunque è uguale alla media, i tempi sui giri. C'è Eh sì. da dire che però poi dopo a fine gara ovviamente pagherà il conto perché comunque media nuova andrà a circa un secondo e mezzo, anzi no, arrotondiamo un secondo più veloce rispetto a come stanno girando adesso. E tra l'altro dovrà farci ancora un'abbondante metà di gara il buon Just Lawler con queste gomme hard. Sicché la gomma hard ha sempre, tra virgolette, sorpreso per quanta tenuta avesse, sì che la gomma più dura portata dalla Pirelli, intanto Marco Ganu 3 secondi, sì che dicevo, sì che la gomma più dura portata dalla Pirelli, ma l'Arda ha una costanza quest'anno che fa veramente, veramente paura. Certo è che in determinati gran premi, come abbiamo visto nel Gran Premio del Vietnam, per esempio, la hard era da scartare perché era molto ma molto più lenta delle altre due Pur mescole. Ho visto alle Birillo Milo Dog ai box adesso, oh mamma, undercut o alla La Rotta o vuole fare una sì alla La Rotta perché vedo un meccanico. No, no, soft. rossa, tre soste per Birillo Dog. E attenzione perché Birillo, diciamo che ha sempre avuto qualche strategia un po' strana, ma sempre molto efficace in questo inizio di stagione. Quindi vediamo cosa potrà fare il pilota Red Bull. Con tre soste mi sembra un po' esagerato, anche perché comunque, mettiamo per esempio per ipotesi, se stai giocando contro Just Lawler, gli dai praticamente altri 20 secondi di vantaggio perché devi fare un altro pit rispetto a lui che non lo deve fare, quindi mi sembra un po' azzardato per gli altri piloti pensare di fare tre soste. Però intanto Zeta Promorre è rientrato. Vediamo cosa potrà fare il pilota della Haas. E ne saranno contenti un po' tutti i ferraristi. Ma non è come nella realtà perché c'è una Ferrari in seconda posizione e una Ferrari in quarta posizione. Quindi ci rincuoriamo così quest'anno. Vedendo la Pro League. Attenzione perché è di Dei nuovo molto vicino Advance Apple. tre mi sembra più sornione da Duizzi, cioè
In questo momento credo che sta aspettando forse veramente il momento propizio. Ha allungato tantissimo con la rossa, non ha mai spinto troppo con la gialla. Lui potrebbe ritardare la gialla per montare un'altra rossa nel finale. Perché se ha fatto 12 giri con il pieno, può fare sicuramente almeno 12 giri con il vuoto di carburante. Eh sì, tanto Cartista passa Mister X, si porta in tredicesima posizione in staccata di curva 1. Occhio perché si sta creando un terzetto interessante tra Just Lawler, Flaminio e Birillo Dog. Ovviamente Just in questo momento vede i piloti dietro con le gomme soft. E Flaminio potrebbe dare una mano grandissima al buon Just tentando di tirarlo bene o male col DRS, anche se lui ha due mescole di vantaggio sul suo compagno di squadra. Sì, situazione molto scomoda per lui perché comunque è molto più veloce in questo momento di Just e dietro ha un altro pilota che comunque sta cercando di andare al massimo. Dado Izzi intanto in staccata, prima della staccata del Tornantino, passa in seconda posizione e si mette alla caccia di Mauro Gold. Occhio che è sornione da Dovizi. Sta risalendo piano piano. Attenzione perché Mauro Gold in questo momento è un secondo e uno, Oh quindi. mamma! Just fa passare Flaminio e nel contempo Arriva lungo. blocca l'attacco di Birillo. Arriva lungo, Ma attenzione Birillo Birillo! Birillo all'interno, stava per passarne lo due. bucca. Birillo all'interno sta. Oh no, No! ha E rotto Just un altro rompe l'ala di flap. nuovo. Ha rotto un altro flap, Just, purtroppo. Gara da dimenticare per il buon Just Lawler. Sorpreso dalla frenata di Birillo, ha centrato Ma lì. completamente la posteriore. Lì tutti erano nel cambio di tutti, quindi era veramente una situazione molto molto difficile, diciamo compromessa dal lungo di Flaminio, perché è arrivato lungo, in trazione non è stato un granché ovviamente per la traiettoria, e addirittura Just si è trovato a poter risopravanzare il suo compagno, e addirittura Flaminio poteva perdere due posizioni con Birillo Dog, quindi. Vediamo cosa farà il buon Just Lawler. In questo momento 16esimo, monta una gomma media. Ma E torniamola gara davanti con Mauro completamente Gold. gettata alle ortiche ormai Eh per sì. Just. E quindi le attenzioni si spostano completamente sul trio di testa, nella quale Mauro Gold sta avendo un ritmo buonissimo. E non è male per lui che ha sempre guidato col pad in una pista dove il volante fa fatica, si sta là davanti, quindi dimostra anche il fatto che si sta ambientando molto bene adesso al cambio di periferica. Con Daduizzi che lo segue, diciamo, quasi agevolmente, e Advance Apple che secondo me tra i tre sta facendo più fatica. Attenzione perché Zeta Pro Mauro è negli scarichi di John Rambo. Non aveva il DRS addirittura. Era molto molto vicino e non aveva il DRS. Forse un problema al DRS per Zeta Pro Mauro. Ma comunque stavo dicendo. Box. Box Zeta Pro Mauro, 20 giri di gomma media. Vedremo se metterà probabilmente un'altra gialla per poi tentare di arrivare fino alla fine. E per il resto un Mauro Gold che continua a mantenere il controllo su Dado Izzi. Vedremo cosa succederà poi nel finale. E invece Birillo Dog ha passato Flaminio, è riuscito a tenerlo sopra il secondo ed è arrivato negli scarichi di Marco Ganu. Quindi vedremo cosa farà il pilota della Red Bull. Attenzione perché in questo momento non è così tanto distaccato dagli altri che sono su una strategia diversa da lui. Quindi potrebbe addirittura azzardare una doppia rossa, cioè questa rossa qui e un'altra rossa nel finale. Quindi ci sarà veramente da divertirsi quando mancano. Quando ci sono. Sono stati corsi Box per 32 giri Advance. da 56 previsti. Box per la Ferrari di Advance È undercut a questo punto, monta la media per arrivare fino in fondo. Anche Apple. le Gomma salva media, sì. box. Dovrebbe rientrare
Proprio con Birillo Dog. Mamma mia, 1:33,8, giro veloce di Birillo. Eh sì. E in questo non momento un bel posto per Advance, eh? In questo momento Birillo Dog è a 1:09 da Giovi, che poi a sua volta è 11:02 da Michemai, quindi deve tentare di riuscire ad agguantarlo nel prossimo giro, o in questo nel prossimo, probabilmente nel prossimo, e poi tentare di accorciare il distacco per poi andarsi a giocare un'altra soft e poter dirla propria nel finale di gara. Allora, Birillo Dog in questo momento è primo, perché se Advance App si è fermato ed è rientrato dietro, Birillo Dog dovrebbe scavalcare sia Mauro Gold che Daduizzi, ovviamente conseguentemente tutti gli altri. Il problema è che però deve crearsi quel gap da poter poi dopo cercare di, con un'altra sosta, di ritornare sotto a chi monterà la media. Quindi diciamo che è una gara molto aperta per Birillo Dog, là davanti ti andrà di passo, insomma. Continuano Mauro Gol e Daudovizi. Advance su Marco. Eh sì, passa ancora prima della staccata del tornantino. E su Marco Ganu è arrivato anche Flaminio con gomma soft. Quindi ai box. Michemai e Alesi. Alesi con Michemai che ha sostituito anche l'ala anteriore, anche lui aveva un danno al flap. Addirittura dietro all'Ele Salva e Cartista, il buon Michemai, con Daduizzi molto, molto vicino a Mauro Gold. Attenzione al pilota Red Bull, quindi. Sì, che fa prevalere la sua gomma più fresca nei confronti del pilota McLaren. Credo che Mauro Gold in questo giro rientrerà per spaccare in due bene lo stint, visto che è arrivato al giro numero 22 con questa gomma, e io credo a questo punto che Daduizzi allunghi per poi montare la rossa e allinearsi alla strategia del compagno di squadra. Attenzione, si fa vedere Daduizzi su Mauro Gold, giusto un tentativo di dirgli: ehi, guarda che sono qui molto molto vicino a te, quindi stai attento. Hanno 8 secondi e 6 su Drago Lievitato, che è in terza posizione a 11 secondi e 7 da Giovi, che è il suo compagno di squadra, che in questo momento viene passato da Birillo Dog con un flap rotto. E ho detto tutto, con un flap rotto Drago Lievitato si sta conquistando per adesso il podio. Flaminio passa Marco Ganu, guadagna la settima posizione. Le rosse stanno reggendo molto bene, comunque non hanno avuto ancora questo crollo importante. Importante per Birillo cercare di continuare su questo ritmo, spingere più che può, perché tanto poi dopo si ritroverà di nuovo ai box. Mister X ai box, vedremo che gomma monterà il pilota Mercedes, probabilmente altra media. Sì, arriva un'altra media per Mister X. Just Loller 1:33,5 con gomma media, quando Birillo Dog in precedenza penso abbia fatto 1:33,8, se non vado errato, o 1:33,6. Attenzione a Daduizzi. E Daduizzi a 4 decimi da Mauro Gold. Non credo che però voglia passare il pilota McLaren. E invece no, probabilmente forse no, si fa vedere. E Mauro Gold non è in una situazione facile, perché sa che probabilmente Daduizzi potrà fare una sosta con la rossa e magari cerca di marcarlo andando avanti. Infatti ancora va avanti Mauro Gold. A questo punto può darsi che Mauro si è messo in testa l'idea di marcare Daduizzi. Eh sì, attenzione, si fa vedere ancora Daduizzi in curva 1. Che gara strana, che gara interessante. È una gara frizzante, perché quando sembra andare tutto verso un binario, tra virgolette, poi succede qualcosa. Quindi in questo momento abbiamo
Mauro Gold e Daluizzi, e spero per loro che potremo vedere questo duello fino alla fine. Però, guardando prima Just Lawler, Z Pro Mauro, Drago Lievitato, Michè Mai, Lele Salva e tutti questi piloti che hanno avuto qualche problemino quando stavano facendo una gran gara, non starei tanto tranquillo. Advance Apple su Giovi, Daluizzi 3 secondi. Signore, eccolo lì, è arrivato, mi sento molto Hiroshi in questo momento, l'avevo appena finito di dire, succede tutto quando meno te lo aspetti in questo Gran Premio, eccoci qua, 3 secondi per Daluizzi, Advance Apple si porta in quinta posizione. Quindi prende molto più piede ancora l'ipotesi di Mauro che a questo punto potrebbe marcare Daluizzi. Ma secondo me in questo momento Daluizzi tenterà in tutti i modi un sorpasso, perché deve ovviamente tentare di spingere col se ne ha di più col suo passo e andarsi a prendere almeno 3 secondi da Mauro Gold e poi tentare prova di adesso, fare prova la differenza. Adesso, prova adesso. Eh sì, all'esterno, quindi si affianca. No. No, no, Mauro Gold fa veramente molta meno strada, addirittura arriva con le posteriori affiancate ancora da Daluizzi, escono appaiati. Grandissima manovra da parte di Daluizzi. E Daluizzi probabilmente ha capito che Mauro lo stava andando a marcare. A questo punto lui cerca di spingere avendo la gomma più fresca. Giusta la strategia di Dado, che adesso prova il tutto per tutto. Non ha più niente da perdere, deve guadagnare 3 secondi su Mauro. Vediamo, in questo momento gli ha già dato 8 decimi addirittura, certo è che Mauro ha una media con 4 giri in più, non so se cambia qualcosa, qualcosina però magari in termini di prestazione in questo momento potrebbe cambiarla. Attenzione perché Advance Apple è arrivato negli scarichi di Birillo Dog. E con questi 3 secondi di Daluizzi si candida a una probabile vittoria. John Rambo ha passato Just Lawler. Con Just Lawler che ha 5 giri di gomma media e John Rambo 18 di hard. Non vorrei che Just abbia riperso la posizione su John Rambo a questo punto. Mauro Gold vicino, 6 decimi, mezzo secondo. Deve tenere botta Mauro, perché adesso Dado prova sicuramente il tirone e se Mauro tiene botta lo può marcare stretto da qui al termine della gara. Deve arrivare entro 3 secondi. Occhio però, perché Advance Apple con la strategia diciamo classica rossa gialla gialla sta comunque accumulando un gruzzoletto mica male. Just intanto passa John Rambo e completa la manovra di sorpasso nei confronti dell'altro pilota McLaren. E Advance Apple a 6 decimi in questo momento da Birillo Dog non riesce ancora ad avvicinarsi tanto, anche perché Birillo Dog con queste gomme soft. Aia, Mauro Gold un secondo e uno. Aiaia, questo non ci voleva per il pilota McLaren, che doveva rimanere incollato al DRS, ma questo fa capire che Daluizzi fino a questo momento si è solo nascosto nei confronti di Mauro Gold, perché in 2 giri dargli un secondo e 2 è come quando tu sei in salita, dai il primo colpo, vedi un po' come sono messi gli altri e al secondo colpo decidi di staccare, di partire per i fatti tuoi, e Mauro Gold giustamente va ai box. Metterà gomma media gialla. Eh sì, per forza. 18 giri. Vediamo. Sì, gomma gialla. E a questo punto Daluizzi deve dare tutto, ma proprio tutto. Sì, ma però c'è un problema grande per Mauro. Guarda quanto è finito dietro da Advance Apple. Mamma, sì. Dove rientra?
con Gano. Marco Gano e Flaminio per un pelo gli sta davanti, che comunque ha perso tanto nei confronti di Advance, eh. Difficile guadagnare 6 secondi a parità di mescola. Probabilmente questi 5 giri alla fine potrebbero dargli questi 5 secondi. Se non di più, no, sono 6 secondi e 6. Tanti, eh? Sono tanti, eh? Bisognerà vedere le situazioni di gara che si ritroverà Mauro Gold. In questo momento Pirillo Dog sta tenendo dietro Advance Apple, quindi Mauro Gold dovrà arrivare come un falco su Giovi e attaccarlo subito per non perdere tanto. Certo Penso è che che Advance Advance... Apple, cioè se Advance Apple ha fatto questa sorta di undercut al buon Mauro Gold, quanti secondi avrà su Dadoizzi? Dipende quanto spingerà Daduizzi, perché Daduizzi comunque non sta girando male, 35-6, e viene praticamente protetto un po' da Birillo, che con la sua gomma soft in questo momento sta cominciando a entrare in crisi anche a livello dei tempi. Seppur guadagni ancora nei confronti di Daduizzi, ma non è che un guadagno molto eccessivo, sono circa 7 decimi. Advance Apple in questo momento ne ha di più del pilota della Red Bull, deve passarlo per costruire quel margine. Vediamo, Advance Apple rimane ancora dietro. Il distacco di Mauro Gold in questo momento è a 5 secondi e 8, quindi è quasi un secondo recuperato sul pilota della Ferrari. Credo che Advance proverà in questo giro perché si è già fatto vedere e credo che abbia capito che la situazione diventa interessante per lui e E per la anche gara. perché Mauro Gold è arrivato ormai su Giovi, quindi potrà tentare il sorpasso subito, sfruttando la maggior trazione che hanno queste gomme medie montate da poco rispetto alle medie di Giovi, che ha 18 giri. Interessante questa doppia lotta. Lele salva 3 secondi di penalità, si aggiunge anche il pilota Renault. Oh, quanto è uscito Eh sì. Advance stretto Mauro Gold, molto pure su forte. Birillo. Advance passa Birillo e Mauro Gold passa Giovi. Bisognerà vedere a questo punto Birillo cosa deciderà di fare. Che potrebbe essere un pilota chiave per decidere le sorti di, o le sorti anche del Gran Premio di Cina. Tanto Daduizio è girato in 35-3 mentre Advance Apple in 34-1 e probabilmente avrà ancora almeno due giri da poter guadagnare così tanto nei confronti di Daduizio. Eh sì, allora in questo momento ci sono 15 secondi e 1 di distacco tra Dadoizzi e Advance e 19, quasi 20 secondi da Mauro Gold, quindi vedremo cosa succederà. Quando monterà sicuramente una gomma soft, Mauro Gold la vedo dura per lui tenere un Dadoizzi con questo passo e con gomma soft. Certo è che magari Advance sarà un pochettino più difficile da riprendere, ma soprattutto quando lo riprendi poi gli devi dare 3 secondi. Quindi vedremo. E la gomma cala rapidamente, c'ha quei 2-3 giri che veramente sono oro colato e poi dopo, prima ha un lento degrado, ma poi dopo gli ultimi giri comincia veramente a impennarsi i tempi, quindi non ha tanto margine da Duiz che sta spingendo, 35-1 è un gran tempo, ma Advance Apple dovrebbe rifare 34 e basso, è un altro secondo guadagnato. Eh sì, vedremo ai box Birillo Dog. Per montare un'ultima rossa a questo punto. Penso proprio di sì, Mauro Gold 1:33.487, nuovo giro più Sette veloce della decimi, gara. eh. Sette decimi più veloci di Advance, eh. Importante questo distacco. Se mantiene, allora lo va a riprendere il pilota della Ferrari. Ha
5 secondi dal pilota Ferrari che sta arrivando su un drago lievitato stoico, marmoreo, diciamole tutte, per definire una gara di un pilota che in questo momento, ricordiamo, è secondo con un flap rotto. Con 26 giri su questa gomma ha un flap rotto e rimane comunque in seconda posizione. E gli altri non ce l'hanno così facile per tentare di sorpassarlo, perché ha veramente un buon passo drago lievitato. E si mangerà credo un po' le mani per comunque per quel flap rotto, perché penso un po' senza flap rotto dove poteva essere il pilota dell'Alfa Tauri. Box da Dovizi, momento chiave. Ai box da Dovizi quando mancano 15 giri, con lo scarico di carburante magari la rossa riuscirà a resistere di più. Invece Drago continua un altro giro. Drago continua, ovviamente rossa per da Dovizi. Vediamo, Advanced Apple passa adesso. Mauro Gold. Mauro passa anche lì, credo. Attenzione. C'ha Giovi. C'ha Giovi in lotta subito da Dovizi. È rientrato nella situazione ideale. Ideale per da Dovizi, perché se rientrava dietro a Giovi e Alesi. Sì, forse non si aspettava. Non si aspettava Giovi una resistenza così da parte di da Dovizi, perché è andato molto largo poi. E non è riuscito a mantenere la posizione sul pilota Red Bull, che è in questo momento a 3 secondi e 2 da Mauro Gold. Però ha 7 secondi e 8 in questo momento da Advance. Tra l'altro Mauro Gold, scusami, sì? Ha girato in 34.0 nell'ultimo giro contro il 34.1 di Advance Apple. Significa che i due stanno girando uguale. 5 secondi sono tanti se si gira così uguali. Occhio, attenzione, perché nelle retrovie c'è un terzetto. John Rambo, Mister X e Cartista se le stanno suonando di santa ragione. Li avevo visti in 3 in uscita di curva. Con Mister X che aveva tentato l'attacco su John Rambo. Alesi passa Giovi, staccata del tornantino. E anche Lele Salva ha passato Marco Gano, sta facendo una gran bella rimonta considerando l'errore che aveva fatto nei primi giri. Ai box Drago. Vediamo se sostituisce l'ala, sì. 13 giri su questa gomma soft con l'ala nuova, adesso vedremo cosa succederà. 32.455, nuovo giro più veloce della gara da parte di Birillo Dog. Mamma mia, da Dovizi ha mangiato un secondo a Mauro Gold. In questo momento da Dovizi deve sfruttare per forza la rossa, ma deve portarsi velocemente là davanti se vuole creare qualcosa, perché sinceramente la vedo difficile guadagnare 3 secondi ad Advanced Apple con 8 secondi da dover recuperare nei primi giri. Ma soprattutto, allora, in questo momento ci sono 6 secondi che nel distacco di da Dovizi in questo momento sarebbero 9 secondi. Va bene la soft, però recuperare tra virgolette 9 secondi è veramente molto dura, contando anche il fatto che la soft non sembra avere tutta questa costanza, ecco. Deve sicuramente sfruttarla al momento. E attenzione, perché potrebbe essere anche una carta da Dovizi per Mauro Gold, cioè attaccarsi con le unghie e con i denti dietro il pilota Red Bull per tentare di risalire su Advanced Apple, che in questo momento, ripeto, sta facendo un garone, perché sì che è partito sesto, ma sta facendo veramente un garone. Le salva intanto in quinta posizione, perché si fermano sia Giovi che Marco Ganu. Ma soprattutto stavo considerando un'altra cosa. Adesso Advance ha alzato un po' i tempi, 34.5, probabilmente per un errore. Ma Mauro Gold si è svegliato vedendo dietro da Dovizi e ha girato in 33.7, ha guadagnato 8 decimi. La gara tecnicamente non è finita. Se guadagna questo distacco, Mauro può andare a riprendere il pilota Ferrari. Il problema è che però deve guadagnare costantemente, perché se poi dopo si rimette a girare con Advance diventa difficile.
Vedremo quindi, vedremo. Mancano 12 giri al termine di questo Gran Premio, di questo recupero del Gran Premio del GP della Cina, categoria Pro League. Questa sera abbiamo vissuto per adesso una gara incredibilmente pazza e dai mille colpi di scena. Per chi si fosse collegato solo adesso e si è perso gran parte della gara, abbiamo visto sia Just Lawler subito leader incontrastato insieme a Zeta Pro Mauro nelle prime parti di gara con una doppia rottura di un flap sia tra la prima e la seconda sosta, sia tra la seconda e la terza sosta. E poi un Zeta Pro Mauro sfortunatissimo perché ha rotto un flap, in più c'è stata una Dado. disconnessione da parte del pilota Haas. Dado Izzi molto vicino a Mauro Gold, penso che non riesca a passare qui, probabilmente ci proverà nel rettilineo principale, ma Mauro Gold ha guadagnato un casino nell'ultimo giro perché è arrivato a 3 secondi e 4 da Advanced Apple. Drago Lievitato 1.31.9, buonasera, signor Drago Lievitato. Fa un gran giro il pilota Alfa Tauri. E occhio perché anche per la quarta posizione Lele Salva si sta avvicinando ad Alesi. Sì. 3-2, Mauro Gold Advance. Dado Izzi ha perso un giro praticamente dietro a Mauro Gold. Tutti i giri adesso contano veramente tanto, quindi perdere un giro in questo momento per Dado non è l'ideale, deve passare alla più svelta il pilota della McLaren. E attenzione, sul dritto già passa Dado, quindi va in seconda posizione alla caccia di Advanced Apple. 11 giri, 3 secondi da guadagnare nei confronti del pilota Ferrari e altri 3 secondi per provare a vincere il Gran Premio. Non facile la gara per Dado Izzi in questo momento. E sperare soprattutto che questa soft tenga un buon ritmo nei confronti di una gomma media che è sembrata molto molto costante. Quindi vedremo cosa succederà. In questo momento Mauro Gold riesce a tenere il passo, ma vedremo poi. È già a 9 decimi. È già a 9 decimi Mauro No, Gold. a rossa ne ha di più in questo momento. Sì. Addirittura 2 secondi a 7 da Doizzi. Sta veramente tirando tantissimo il pilota Red Bull. Per Advance non è facile perché comunque vedere arrivare dietro da Luizzi obbliga due scelte, o cercare di difendere o addirittura lasciarlo sfilare. Se lo lasci sfilare però rischi anche che da Duizzi scappi e guadagni quei 3 secondi, quindi ti devi dopo un po' affidare la fortuna nel crollo delle sue gomme. Quindi per Advance deve capire bene la questione e cercare di prendere la decisione migliore, che non è facile. Eh sì, intanto Mauro Gold è un secondo e uno, quindi non potrà utilizzare il DRS nei confronti di Dado Izzi, che sta arrivando a grandi falcate su Anche Lele Salva Advanced sulle Apple. sì. Lele Salva su Alesi, con Lele Salva all'esterno, Alesi, grandissima staccata del pilota Ferrari, un Lele Salva che ha fatto una grandissima rimonta e ci sarà del rammarico perché per fare una rimonta del genere, praticamente arrivando ultimo dopo un errore molto molto curioso di capire co cosa è successo in quel momento, è arrivato lunghissimo in curva 1, c'è del rammarico perché bisognava avere un gran passo. Intanto arrivano, fioccano i secondi di penalità sia per Giovi che per Mister X. Just Flaminio e Marco Ganu per la decima posizione, con Just che deve difendere questo punticino.
Intanto è arrivato il buon Raffaele Lelli, a.k.a. Hiroshi, con Lopensky che chiede che cos'è quel 5 di fianco al nome di Hiroshi. In realtà è un dinosauro. Un siparietto molto molto bello con Lopensky, che ogni volta purtroppo ha delle difficoltà con Twitch. Tanto attenzione, Lele salva all'esterno di Alesi alla staccata del tornantino. Oh 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 oh, bandiera gialla nel T2. Io subito non... tolta. Ah ok, è stata flash, perché io non l'ho neanche vista. Oh, da Doizio un secondo e uno. Andiamo a vedere un po' i tempi per capire come sta andando la flessione delle gomme. Oh, Just Loller! Just Loller passa Marco Gano, arriva a ridosso della zona punti. Oh, Marco Gano di traverso dall'uscita dell'ultima curva. Tutti e due hanno il DRS. Se la vedranno in curva 1. Passa. Prova l'incrocio Marco, ma non gliela fa. Passa il pilota della Williams con 17 giri di gomma media contro una gomma soft di 3 giri. Sta veramente girando fortissimo. Tanto Dovan Seppel negli ultimi giri ha cominciato a girare molto forte. Addirittura è andato a finire sul 33 alto, mentre Daduiz ha girato sul 32 alto. Quindi in questo momento ancora c'ha del gap il pilota della Red Bull, ma si sta assottigliando piano piano. Va l'attacco, oh, in attenzione, questo momento. Attenzione, Daduizzi passa su Advance Apple all'interno della staccata di curva 1 e a questo punto si affida alle sue gomme soft. Gli dice: vi prego, portatemi al traguardo quando mancano 8 giri. Saranno 8 giri di fuoco per il buon Daduizzi. Sì, con Advance Apple che non si è minimamente difeso sul dritto, quindi accetta la scommessa e spera a questo punto che la gomma rossa crolli. Eh sì, anche perché ovviamente ci sarà un ingegnere. Cos'è successo? Ganu su Just Loller si riprende l'11ª posizione, con Flaminio che aveva a sua volta conquistato la 9ª posizione nei confronti dell'Alfa Tauri di Giovi. Lele Salva sta continuando a battagliare con Alesi per la 4ª posizione. Mauro Gold, tra virgolette, un po' restio in questi giri. Rimane a 2 secondi e 8 da Advance Apple. Attenzione, perché adesso può utilizzare la mobile datagli dal secondo. Ed Advance non attiva il DRS proprio perché non ha preso il... Questo è importante. A questo punto mi è tornato un flashback in questo, ma addirittura... guadagnato tantissimo Mauro Gold con Naspaz, che mi diede all'ultimo giro proprio l'ala mobile nel Gran Premio della Prime League. Poteva tenere anche Mauro Gold poteva tenere davanti ancora il suo compagno di squadra e farsi dare il DRS anche sul rettilineo del traguardo. Intanto mi comunicano dalla regia, quando siamo al 50° giro di 56 previsti, che è pronto il nostro Driver of the Day. Quindi andate a votare il pilota che vi ha più divertito, che vi sta più simpatico, che in quest'oggi vi ha fatto vedere cose che non avete mai visto, cose non cose, eccetera eccetera, sul nostro canale ufficiale Telegram Formula Italian Team Official Channel. Quindi precipitatevi. Personalmente io non me ne vogliano né Advance Apple né Daduizzi né Mauro Gold, ma io voterei Lele Salva.
per la rimonta che ha fatto, perché stasera è stato veramente un GP pazzo. Ci sono tanti piloti che si sono distinti, ma per la rimonta che ha fatto Lele Salva è il mio driver of the day. Io non so se sei d'accordo anche tu Jay, o se hai un altro pilota preferito. No, allora, è un ottimo candidato Lele Salva per la rimonta che ha fatto, però sinceramente in un gran premio così ricco di colpi di scena, credo intanto di lievitato davanti a Birillo in staccata al tornante, mentre per il mio driver of the day io dico invece Advance Apple, che in questo momento è il primo di chi non ha fatto nessun errore, è lì che si sta giocando la vittoria e virtualmente in questo momento è in testa, quindi io voterei lui. Molto bene, molto bene. 51 giri 56 da Dovizia, un secondo e 9 da Advance Apple, ne deve recuperare ancora un secondo e 2, sperando, non facile, sperando che queste soft reggano. Ne han fatto 12, anzi di più, 13 se non mi sbaglio, il primo stint con il carico di carburante. Vedremo cosa succederà ad Adoizzi. Paradossale Andrea, come Advance nel misto con gomma diversa, molto più usurata rispetto ad Adoizzi, rimane con lo stesso distacco, perde forse un decimino, perde tutto dalla chiocciola al rettilineo. Tanto il buon Hiroshi sta dicendo che queste bandierine bianco e nere occludono praticamente tutta, ancora di più la visuale, che prima era ancora poca. Oddio, però almeno al commento aiuta, perché ti fa capire chi ha la penalità e chi no, quindi potrebbe essere un aiuto. Dovrebbe essere più tipo, intanto John Rambo 1:31,7, giro più veloce della gara, buono per il pilota McLaren. Lo so che c'è il live timing, Raffa, però sai, averlo sott'occhio, comunque nello stesso schermo in cui fai la telecronaca, intanto Giovi. Anzi, Marco Lungo. No, Just Lawler. Anche lui è arrivato lungo. E Just Lawler all'esterno dell'ultima curva con Giovi che va ai box. Eh sì, paratia laterale destra di Velta. Comunque, Andrea, credo per Dadoizzi sia cominciato la fase molto più dura, perché Advance Apple ha girato in 33,5 e la gomma gialla andrà a migliorare negli ultimi passaggi. E Dadoizzi ha alzato in 33,1. Si stanno avvicinando quei tempi, nei primi due settori hanno girato uguale. Credo che adesso tutto sta andando a favore del pilota Ferrari. Intanto ci dissociamo da ciò che viene scritto in chat Twitch, noi non c'entriamo niente. Alesi ancora in lotta con Lele Salva e Miche mai si è rifatto sotto, purtroppo. E Drago lievitato è l'ultimo vagone di questo trenino. E lo va a passare probabilmente, ma con gomma soft. Vediamo. È difficile perché Miche mai si fa al centro della pista e ha avuto anche lui il DRS, va un pochettino lungo, vediamo se in trazione la soft di Drago lievitato riuscirà a dargli la sesta posizione. Si è messo interno Miche mai, è riuscito a difendersi anche qua, molto probabilmente potrà far adesso poco in curva 1. Mamma mia, Miche mai all'esterno. Vediamo se riuscirà a mantenere la posizione. Fa molta più strada. Attenzione, un contatto. Vediamo se riuscirà Miche mai all'interno. Vediamo chi esce. Chi è? Fatecelo vedere. Drago lievitato. Drago lievitato riesce a completare una manovra. Miche mai ancora. Si ributta all'interno. Il pilota della McLaren sfiora il contatto. Incredibile. Oh, a tre giri dalla fine si accende una lotta memorabile per la sesta posizione. Intanto davanti Dadoizzi ha fatto 33,2 contro il 33,5 di Advance Apple. Quattro decimi. Adesso si fanno tre decimi. Tre decimi deve recuperare Dadoizzi in questo momento su Advance Apple.
sta dando tutto da Twitch comunque, sta gestendo benissimo la gomma rossa. Intanto Marco, non so se puoi intervenire. Che cos'è il riscattare bevete, scusa? Adesso me lo sono perso. Cosa dobbiamo fare? Era una risposta a Lorenzo che probabilmente ha già dato. Ah, ok, ok. No, pensavo che noi telecronisti, quando qualcuno riscattava questo comando, dovevamo bere qualcosa, ecco. Just. Molto bene. Just in una posizione passa il suo compagno di squadra. Oh, attenzione! Attenzione, perché Advanced Apple ha recuperato due decimi. È calata la rossa, sta cominciando a calare, perché ha fatto 33.5 ancora Advance, 33.2 ancora da Duizzi, ma credo che tra un po' ci saranno switch delle gomme, ovvero che ormai la gialla sarà migliore rispetto alla rossa, anche perché Just Loller ha passato Flaminio e sono su due gomme diverse. Drago Lievitato è appena arrivato da Mike Mai, ma sembra che comincia a far fatica a tenere la ruota di Alesi. Quindi credo che adesso le rosse cominciano veramente a far fatica, anche se però da Duizzi ci prova. C'è un'uscita dalla chiocciola impressionante nei confronti di Advanced Apple. Tre secondi! Oddio! Salito di botto! O sta impazzendo il distacco, oppure Dado Izzi ha dato una botta di Earth incredibile sul dritto. No, ma ha sbagliato. 33-8, 34-0, hanno alzato entrambi. Advanced Apple, che doveva in teoria guadagnare, ha perso ancora, e in teoria in questo giro doveva guadagnare, quindi ancora tutto in gioco con Dado Izzi, che però sta alzando clamorosamente i tempi, è passato sul 33 alto adesso. E infatti guarda Mauro Gold, era 3 secondi e 6, si è portata 3 secondi di distacco da Advanced Apple. Certo che è ancora molto molto lontano, però guarda, fa specie. Apple. Guarda Advanced Apple, mamma, primo settore mia. 4 decimi praticamente, ha tolto giù. Ah, Flaminio 3 secondi di penalità, fortunatamente per il momento non gli fanno perdere nessuna posizione, perché Mister X è 11 secondi e 1 dal pilota Williams. Giovi passa Cattista. Secondo. Si fa dura, voglio vedere a questo punto cosa farà da Doizzi e come sono messi a Ers i piloti. Oddio. Credo che l'Ers conti poco, perché Advance solo nella parte centrale ha guadagnato tantissimo, anche se però da Duizzi sta spingendo tutto con l'Ers e riguadagna tutto nel misto, cioè nel lungo rettilineo, scusami. Però credo che all'ultimo giro tra i due vedo più avvantaggiato Advance rispetto a da Duizzi per la vittoria, anche se sono veramente lì, Quindi vediamo con da Duizzi che va a iniziare l'ultimo giro. Drago Lievitato passa Alesi per la quinta posizione, buona anche la gara di Drago Lievitato. Oh, Alesi all'ultima curva risponde! E Alesi! Attenzione, perché potrebbe esserci la risposta di Drago Lievitato tra curva 1 e curva 2. Occhio, la prende più esterna. Alesi rimane cucito al cordolo. Drago Lievitato si fa vedere all'esterno. E Advanced Apple 2-3. 2-3. Mauro Gold 2-6. Ma mamma mia, che rimpianti per Mauro Gold. 2-5, hanno alzato tantissimo là davanti. Mauro Gold ha perso la gara facendo la gara su Daduizzi, Sì. Vediamo. Daduizzi 2-3 da Advanced Apple. A 3 secondi di penalità, deve recuperare 7 decimi. Nel tutto chilometro di rettilineo. 2-1. Finita si qua fa difficile. La lotta tra loro. Si fa veramente difficile per il pilota Red Bull in questo momento. Guarda Mauro Gold! 2-2! 2-1! Non ci credo, mamma mia. Se fosse stato più attaccato negli ultimi giri sarebbe arrivato come un falco su Advanced Apple. Ma andiamo su Daduizzi. No. Ultima curva per lui. Passa sì. Primo sotto la bandiera scacchi, ma per le penalità Advanced Apple vince il Gran Premio di Cina della Pro League.
Mauro Gold in terza posizione, inedito questo podio, Lele Salva quarto, grandissima performance del pilota Renault, Alesi ce la fa su Drago Lievitato, prendono la posizione sia Alesi sia Drago Lievitato sia Birillo Dog su Lele Salva per le penalità, Michè Mai ottavo, nona e decima le Williams di Just Lawler e Flaminio. Gara da dimenticare per il leader del campionato. Fortunatamente per lui è andata bene che anche Z Pro Mauro abbia avuto la serata no. Sì, penso che non gli abbia recuperato nulla su di lui. Advance Apple fino a quel momento era abbastanza lontano da Just. Buona comunque la sua vittoria, la prima vittoria per Advance Apple in Pro League nell'anno d'esordio. Quindi molto molto bene. Intanto ti ricordo, Mark, se per piacere mi puoi invitare i primi tre, così almeno che io non stacco con l'inquadratura, poi sei libero di andare a sentire tutti gli altri piloti. Vediamo il podio. Jay, è stata una gara folle. Folle, sì, una gara piena, ci sono state piena tante rimonte. Tante rimonte e bei duelli, veramente molto molto sportivi i piloti tra di loro, eccetto una fase mediana del Gran Premio dove abbiamo visto veramente tanti flap volare. Ma sì, diciamo che è stata una gara molto interessante dal punto di vista strategico. C'è chi ha provato tre soste, chi ha provato due soste ma in maniera differente. La lotta nel finale tra Advance Apple e Daduizzi con due strategie diverse. È stato tutto molto interessante, divertente. Peccato per la parte centrale dove abbiamo perso tantissimi piloti per tanti contatti, però ci hanno regalato comunque un gran bello spettacolo. Molto bene, molto bene, andiamo a vedere quindi i risultati. Advance Apple e Daduizzi e Mauro Gold completano il podio. È stata una gara veramente molto, molto, molto bella. Poi Alesi, Drago Lievitato, Birillo Dog, Lele Salva, Michè Mai, Just Lawler e Flaminio che completano la top 10. Aspettiamo intanto i piloti. Intanto Mark ci saluta. Aspettiamo i piloti per le interviste sul podio. Jay, questa gara sì, come dicevi tu, è stato veramente un gran peccato. Intanto che aspettiamo, facciamo un po' di salotto. Però... questa gara ha denotato che questa Pro League è veramente molto, ma molto equilibrata, perché tutti possono avere un gran passo e tutti possono avere un'opportunità di andare a vincere una gara. Sì, diciamo che è un po' il leitmotiv di tutti i campionati finiti di quest'anno, perché comunque sia nella Sport che nella Master che anche nella Pro i distacchi sono talmente vicini che fare un errore veramente paga tantissimo, e l'abbiamo visto oggi con Just Lawler che ha rotto il flap e si è ritrovato praticamente in fondo. Quindi diciamo che importante in questi campionati, soprattutto quest'anno, è non sbagliare nulla, e che è molto difficile. Molto bene, molto bene. Quindi sono arrivati tutti e tre i piloti. Arriviamo ad Advance Apple, la sua prima gara, la sua prima vittoria in Pro League da esordiente. Advance, dici un po' le tue sensazioni e cosa hai pensato nel finale di gara quando Daduizzi ti ha passato. Se te lo aspettavi un crollo oppure ti aspettavi che Daduizzi, diciamo, ti prendesse quei 3 secondi fatidici. Beh, innanzitutto devo ringraziare sia Alesi, Kuzco e tanti altri che comunque in questo periodo mi hanno supportato. Passando alla domanda, sì, mi aspettavo un crollo, però molto prima. Infatti Kuzco mi diceva spingi, spingi, perché così poi non lo prendi. Fortunatamente, o sfortunatamente per lui, ho avuto un crollo all'ultimo e per 7 decimi ho vinto. È stata abbastanza tirata comunque.
Molto bene, bravo. Complimenti per la tua prima vittoria. Devi essere anche molto. Cioè, cosa hai provato nel momento in cui hai visto che ce l'avevi fatta? Cioè, le prime sensazioni a caldo, ecco. Allora, trionfare qua, anche se magari, che dire, il posto gara forse dirà qualche altra cosa, però vedremo. Però trionfare qua, dove ha trionfato per l'ultima volta il mio mito, è stata un'emozione abbastanza grande, ecco. Molto bene, molto bene. Grazie Advance. Passiamo quindi a Dado Izzi. Dado, ti abbiamo visto rivitalizzato, in realtà avevi già fatto vedere che avevi un gran passo anche nelle altre gare, poi magari per qualche errore o per qualche sfortuna non riuscivi a raccogliere quel che seminavi. Questa gara, mannaggia i 3 secondi, perché avevi veramente un gran passo. Sì, vabbè, innanzitutto voglio dire che fare una gara senza qualifica è veramente, diciamo, abominevole. Che non mi dà la carica giusta, però vabbè, in partenza me l'aspettavo peggio, sinceramente. Fortunatamente sono riuscito a passare un paio di macchine subito, mi sono rimesso subito in terza posizione, ho seguito il passo degli altri, poi non so cosa è successo a quei due davanti perché non ho seguito, la strategia era giusta, forse avrei dovuto aspettare un giro in più magari con il primo stint. Però tutto sommato, vedendo quanto fatto nella scorsa gara, quella interrotta, sono molto soddisfatto rispetto a quanto andata. Meno soddisfatto invece degli ultimi 3 giri, però vabbè, pazienza. Dicevamo prima in commento, insieme a Just, insieme a J-Sport, che sembravi molto attendista nella fase di gara in cui eravate tu e Mauro Gold, che vi battagliavate per la prima posizione. Infatti dopo averlo sorpassato hai preso il largo. Non so se stavi aspettando il momento giusto o se ci puoi dire cosa stavi facendo in quel momento. Credo di aver aspettato un po' troppo per provare ad attaccare Mauro, però Mauro sul dritto volava, quindi l'unica chance che potevo giocarmele a curva 1 perché non sparava erso o carburante, quindi l'ho capito un po' troppo tardi, però alla fine siamo riusciti, dai. Molto molto bene, grazie Dado, e a questo punto passiamo a Mauro Gold. Anche te come Dado ti abbiamo sempre visto nelle posizioni di vertice. Dici un po' com'è stata la gara e ti abbiamo visto perdere un pochettino nella fase prima degli ultimi 3 giri, eri arrivato a 3 secondi e 6, e poi ti abbiamo rivisto arrivare a 2 secondi, quindi è un gran peccato perché forse potevi giocarti la vittoria in volata. No, beh, diciamo che è un peccato soprattutto, diciamo, aver ritardato l'ultima sosta, perché ero indeciso se mettere la gialla o la rossa, non sapevo se seguire Dado Izzi o diciamo seguire Advance. Il mio ingegnere mi ha detto che Advance era andato nel traffico, quindi non volevo fermarmi subito, però diciamo Dado Izzi è riuscito a fare questa strategia perché il primo pit l'ha allungato, mentre io fermandomi presto sono arrivato al giro 37-38 un po' in difficoltà con la gialla. E niente, per quanto riguarda la gara, alla fine è stata un'ottima gara. Diciamo che dispiace arrivare così vicino, diciamo, alla vittoria e non aver vinto, però va bene così. Diciamo che ho avuto anche un mezzo handicap, nel senso che avevo 2 avvertimenti già dal giro 20, e quindi ho fatto una trentina di giri stando attento ai tagli, perché sapevo che 3 secondi sarebbero stati fatali, e soprattutto nell'ultima curva cercavo di essere molto cauto. Molto bene, molto bene, grazie Mauro. Jay, se hai domande per i piloti. Ciao Jacopo. Ciao Mauro. No, più che altro, sì, avevo una domanda per Mauro. Se a posteriori avresti più seguito la strategia
giro di Advance Apple oppure rimanevi con quello che era una marcatura sostanzialmente di Dado Izzi. E per Dado invece una domanda era: quanto ti ha condizionato i 3 secondi, soprattutto per quanto riguarda l'attacco poi dopo a Mauro, che hai dovuto cambiare strategia per cominciare un po' a spingere, ecco? Allora rispondo prima io. Avrei seguito la strategia di Advance perché secondo me era la migliore, e niente, secondo me era meglio quella di Advance, perché diciamo che lui è uscito anche un po' nel traffico e alla fine io mi aspettavo un leggero calo della sua gomma gialla, ma non è arrivato, quindi ok. E Dado? Troppo, sono stati fatali come ha detto prima Mauro, che prendere 3 secondi, avere già 2 avvisi, il primo al secondo giro, è stato abbastanza determinante poi sul resto della gara. Adesso una curiosità, ma quanto avevate di ali? 2.8 come me? 3.8. Perché sembravo più veloce sul dritto, quindi sì, molto bene, molto bene. Dopo queste piccole chicche andiamo a vedere il sondaggio del Driver of the Day, andiamo a dare i risultati. Il primo, il pilota più votato dalla chat e dalla gente che ci ha seguito questa sera, è stato Advance Apple con il 38% dei voti, a seguire a pari merito Mauro Gold e Fit Flaminio con 13%, 12% per Lele Salva e poi un 6% sia per Birillo Dog sia per Giovi che per Drago Lievitato e anche per Drago Dado Izzi. Io quindi siamo in conclusione, ringrazio i primi tre, vi lascio andare con Mark nel briefing post gara. Grazie a tutti ragazzi. Grazie, grazie a voi. Bye bye. Grazie a Iaco che mi ha sopportato e supportato questa sera per questa Pro League, grazie. Grazie a te Andrea. E grazie a tutti voi che ci avete seguito anche in questo martedì di recupero della Pro League. Io vi ricordo gli appuntamenti questa settimana con Formula Italian Team. Domani ci sarà sul canale della Formula Europe il secondo round 100% a Spa della appunto omonima Formula Europe. E poi giovedì ci sarà la Formula Open, non mi ricordo dove, ma sarà una gara al 50% aperta a tutti i nuovi iscritti. E niente, io vi do un grosso abbraccio virtuale in questo periodo in cui non se ne può avere, vi do un grosso abbraccio virtuale, vi ringrazio, vi do la buonanotte. E se c'è anche Raffa in chat adesso sentirà una cosa molto molto familiare: Nanna presto, solo se fit non è in live. Ciao 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 ciao.